Salve amici, io sono il signor Franz e oggi sono qui per spiegarvi come realizzare al meglio l'intervista per il contest Tu che mi conosci. Prima però diamo una parvenza di professionalità e riordiniamo la stanza. Dai, più o meno ci siamo. Adesso prendiamo il telefono e mettiamolo in una posizione decente. Se ce l'avete, utilizzate una fotocamera, che è meglio rispetto al cellulare. Oppure se utilizzate un cellulare, utilizzate la fotocamera posteriore, che ha una qualità maggiore. Io però direi di passare alla modalità fotocamera. Visione fotocamera attivata. L'audio però non sarà il massimo, quindi cercate di stare o molto vicini alla fotocamera oppure utilizzate un cellulare per registrare l'audio su una traccia separata. Se poi state utilizzando il cellulare per registrare anche il video, ragazzi, mica posso far tutto dentro sta casa. Io intanto attacco il jack del microfono. Sa, direi meglio. Però questa luce non mi piace proprio. Prova ad abbassare un po' la tapparella. Nah, troppo buio. Sì, carino, ma manca una luce frontale. Un pelino troppo forte. Direi che ci siamo. Adesso serve un genitore, meglio se vostro, altrimenti lo potete noleggiare. Considerate che i costi possono variare a seconda delle caratteristiche. Chiaramente quelli che costano meno sono quelli che poi vi fanno tornare prima a casa la sera, quindi non so se conviene. Se state registrando l'audio con un cellulare, magari su un tavolino davanti a voi, battete le mani e fate un ciak. In questo modo in montaggio potremo sincronizzare l'audio del cellulare e il video della fotocamera. Se non state registrando con un cellulare, fatevi un applauso lo stesso per incoraggiarvi. Importante, preparatevi le domande prima e non accavallatevi soprattutto con le risposte. Evitate gli om lo potete usare. Se volete meditare, om lo potete usare. Inquadratura simmetrica. Voi da una parte, il genitore dall'altra. E adesso andiamo in montaggio. Sincronizziamo la traccia audio con la traccia video. Se non abbiamo la traccia audio separata, utilizziamo l'audio della nostra fotocamera. Tagliate i silenzi, mi raccomando. Deve essere tutto incalzante, non in questo modo. Una volta che avete montato il tutto e sembrate dei figli modello, ringraziate il genitore di turno, sistemate la cameretta e direi che siete pronti per affrontare il concorso. E ragazzi, in bocca al lupo, che vinca il migliore.